Buongiorno, questa mattina siamo qui nel comune di Vasanello per fare una ricetta del posto e facciamo gli gnocchi con la famosa grattacacio. Allora, iniziamo con gli ingredienti. Abbiamo la farina, un pochino di sale, un uovo e dell'acqua. Iniziamo buttando la farina a fontana sulla nostra tavola. Buttata la farina sulla nostra tavola, mettiamo un po' di sale intorno. Poi facciamo la famosa bughetta e mettiamo un goccino d'acqua, così. Ecco. Nel frattempo rompiamo anche un uovo, lo mettiamo nel piatto, perfetto. Lo sbattiamo. Dopo sbattuto lo mettiamo insieme l'acqua e iniziamo a fare il piccolo impasto. Ecco. Cosa molto semplice, una cucina del nostro paese dei tempi, diciamo, passati. Ora facciamo questo piccolo impasto. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti e aver fatto una palla di impasto, la lasciamo un pochettino raffermare. Nel frattempo si tolgono tutte le cosine e praticamente adesso andiamo a selezionare questo impasto a piccoli ciuffettini di pasta e fare dei piccoli cilindri. Piccoli cilindri, fatto questi piccoli cilindri, noi li andiamo a tagliare di 2 centimetri, eccoli, e dopo averli tagliati prendiamo la nostra famosa grattacacio così e andiamo a spingere con un dito sulla parte praticamente ruvida e escono i nostri gnocchi. Ci vuole un po' di pazienza ed ecco i nostri gnocchetti buoni, con buon sugo ora come ora, ma ai suoi tempi fatto con pomodoro, basilico, perché era un piatto povero. Io adesso con questa poca roba, vi lascio, vi do l'arrivederci e un buon appetito e un buon pranzo.